Ciao ragazzi, benvenuti alle pillole della botteguccia dei sigilli, sempre con il Teo Crackapart su Crackapart YouTube. Oggi volevo parlare di una piccola riflessione che riguarda le pene detentive lunghe inflitte ai imputati in aula per dei crimini che possono variare, insomma, dalle violenze agli omicidi o ai veri e propri crimini relativi al true crime, al serial killing, eccetera. Ecco, la mia riflessione, che non vuole essere, lo metto innanzitutto in chiaro, non vuole essere una giustificazione, okay, ai crimini delle persone che si macchiano di questo tipo di comportamenti, però è una riflessione relativa a quello che è il sistema giudiziario diffuso in tutto il mondo, che in linea di massima, secondo me, può essere considerato un sistema giudiziario che è ancora legato a un principio estremamente medievale, ancora legato a un principio che vede l'aula in cui avviene il giudizio e la posizione del giudice o della giuria come effettivamente la posizione di un genitore, tendenzialmente un genitore estremamente austero, non usiamo la parola cattivo, ma sicuramente rigido, che deve andare a giudicare un bambino che ha commesso la marachella, mettiamola così, e imporre delle pene estremamente lunghe che escludono questo bambino dalla società per tempi che possono variare dai 20 ai 30 anni di reclusione fino all'ergastolo, per non parlare poi di qualcosa di assolutamente indegno, che è la pena di morte. La pena di morte è sempre un omicidio, e punire, insomma, con un omicidio legalizzato è qualcosa che io non voglio neanche prendere in considerazione. Prendiamo semplicemente in considerazione le pene detentive lunghe, e la piccola riflessione è: qual è l'utilità? Come si discosta dal sistema giudiziario, da un sistema giudiziario che potremmo chiamare medievale o addirittura premedievale, come se fosse effettivamente una collaborazione a un ambiente che chiamiamo democratico o un ambiente educativo, ecco, nei confronti della persona. Ci sono delle persone che hanno effettivamente delle difficoltà o che sviluppano delle patologie psichiche tali da fargli commettere atti che necessitano l'allontanamento dalla società, comunque secondo me ne necessitano di una rieducazione. Il carcere per lunghe pene detentive probabilmente non è la maniera giusta, perché rappresenta sostanzialmente quel principio del bambino che fa casino a scuola, per intenderci, per fare un esempio estremamente puerile, ma secondo me funzionale, qual è il principio della scuola oggigiorno? Fa molto casino, disturba in classe, lo allontaniamo, lo buttiamo fuori dalla classe o addirittura comminiamo a lui un'espulsione, una sospensione o poi una espulsione da scuola. Ecco, all'interno dell'economia del gregge, che deve essere tenuto dritto, un gregge che deve essere tenuto educato dal bastone e dalla carota, questo potrebbe sembrare utile. Dal punto di vista dell'evoluzione sociale, probabilmente questo non è la maniera giusta. Non si vuole discutere, non voglio discutere in questa sede con le persone che potrebbero dirmi: allora tu che cosa vuoi fare? Questo ammazzato, che cosa dobbiamo farne, eccetera. Il problema è incominciare a porsi in una dinamica che incomincia a escludere la violenza, che incomincia a escludere la vendetta, che incomincia a escludere la prevaricazione dal sistema sociale in cui noi veniamo avviati effettivamente alla collaborazione l'uno con l'altro. Evidentemente in questo momento è un pensiero che potrebbe sembrare un pensiero utopico, però è anche vero che se non incominciamo a porci nell'ordine di idee di fare in modo che le nuove generazioni incontrino un minore livello di scontro con colui che deve essere l'educatore, che deve condurre prima di punire, che deve insegnare, okay, prima di redarguire, secondo me questo è fondamentale. Ed è anche fondamentale pensare che a tutti i livelli, in ogni situazione, bisogna fornire l'opportunità a una persona che ha sbagliato, a una persona che ha commesso un crimine, non soltanto di essere protetto dalla violenza popolare e dalla volontà di vendetta che alle volte vediamo essere presente in condanne estremamente dure o in condanne senza le reciproche
garanzie, ma che vediamo poi esplicarsi anche nella impossibilità di avere una vera e proprio recupero, come dire, della propria umanità o di sviluppo di una umanità e di un'emotività ferma ai livelli di un'adolescenza, di una preadolescenza. Quindi in buona sostanza, pene detentive molto lunghe, utili? Secondo me decisamente no. Pensieri di rivalsa come quelli che vengono espressi del tipo lui ha ucciso, allora io lo ucciderei. Ecco, questa è la via esattamente sbagliata. In che modo si potrebbe fare? Sicuramente andrebbe operato un controllo maggiore e un'estensione di valori maggiori già all'interno della famiglia, che è il nucleo primario di quello che sono poi i principi della società. Non nego che questa è una riflessione altamente a livello utopistico, ma siamo sempre lì, bisogna incominciare in qualche maniera e bisogna pensare che questo sistema del maestro che bacchetta evidentemente non insegna, non sprona la volontà di miglioramento, non sprona la volontà, diciamo, di la possibilità di un'empatia maggiore, indipendentemente dal livello culturale e sociale in cui si è inseriti. E secondo me non cura. Neanche voglio parlare, appunto, ho detto, della pena di morte. E non è neanche una questione economica, qualcuno mi ha provato a dire, insomma, però c'è anche una questione economica dell'organizzare la rieducazione, dell'eliminare l'istituzione del carcere per migliorare e cercare di creare istituti, eccetera. Non venite a dirmi cazzate di questo genere, perché con tutti i milioni di euro e milioni di dollari che vengono spesi per un singolo aereo per andare a bombardare i poveretti ovunque, i soldi, data la volontà e un tipo di diciamo approccio differente, non punitivo ma di insegnamento, di vicinanza emotiva, per eliminare questa alienazione, eliminare i crimini, favorire una crescita migliore e poi non punire in questa maniera, secondo me ci sarebbe anche da questo punto di vista. Ecco, solo un punto di riflessione, e ovviamente gradisco ogni tipologia di richiesta di approfondimento o di osservazione che mi venga fatta riguardo a questo tipo di contenuto. Una pillola della botteguccia, quindi anche oggi io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ci vediamo alla botteguccia dei sigilli e a tutti gli altri contenuti artistici e di satira sarcastici della bottega Crack Apart su YouTube. Vi saluto, il Teo Crack Apart.